Un saluto a tutti i parrocchiani della Sanz. Con domenica riprenderemo le celebrazioni eucaristiche con i fedeli e dobbiamo attenerci ad alcune attenzioni. La prima attenzione è quella dell'ingresso. Abbiamo creato questo corridoio d'ingresso dove bisogna mantenere 1,5 metri di distanza. Le linee gialle e nere segnalano il 1,5 metri di distanza da tenere. Si entrerà dalle porticine laterali. Qui vedete uno fermandosi può leggere tutte le indicazioni su questo cartello a cui dobbiamo attenerci, e che trovate poi sul seme di domenica scorsa. Entrando troverete le porte aperte così da non doverle toccare e questo dispenser con un gel igienizzante per igienizzare le proprie mani. Poi si entra e tenete conto che le panche sono panche da 5 persone. Durante la celebrazione dovremo mantenere 1 metro di distanza l'uno dall'altro, pertanto ci saranno panche dove sarà possibile sedersi in due ai lati. Abbiamo messo un vietato sedersi sui 3 posti centrali, mentre lateralmente ci si potrà sedere. Sulla panca davanti si siede invece uno centralmente, e così come una scacchiera. Due agli estremi, uno al centro. Ecco, dovremo attenerci a queste disposizioni che ci verranno anche indicate dal servizio d'ordine presente per mantenere le distanze di sicurezza. Tutti dovremo indossare, la mascherina e, quindi stare fermi al nostro posto e celebrare l'Eucaristia. Ecco, per quanto riguarda il momento della comunione, intanto la comunione bisognerà accoglierla sulle mani. Il sacerdote avrà consacrato le particole che verranno consacrate durante l'Eucaristia saranno coperte o chiuse nella pisside. Prima della comunione il sacerdote indosserà la mascherina. Disinfetterà le mani, si metterà i guanti. Non faremo la fila per venire ad accostarci all'Eucarestia, ma ciascuno resterà al proprio posto e il sacerdote, passerà a dare l'Eucaristia sulle mani di ciascuno. Chi non vuole fare la comunione si siede, chi invece vuole accogliere Gesù, sta in piedi con le mani protese ad accogliere appunto l'Eucaristia. L'uscita sarà dal portone centrale in modo tale da non creare una sovrapposizione tra chi entra e chi esce. Di per sé, con il bel tempo, non ci sarà questo pericolo perché le messe sono quella delle 17 in chiesa, del sabato 18:30 all'aperto e alla domenica alle 9 in chiesa, alle 10 all'aperto, 11:30 all'aperto e poi quella delle 18 della domenica sera in chiesa. Ecco, adesso vi lascio a un video simpatico che ricorda a tutti, quali sono le attenzioni da avere. Lo stesso vale anche per la celebrazione, dell'Eucaristia all'aperto. Si entrerà dal cancello della salita al sagrato e l'uscita sarà invece dalle scale, dell'oratorio. Thank you.
Thank you.